bene assieme per un unico grande scopo. Stiamo parlando di Ius Gustando e di Officium Onlus. Questa sera al Crown Plaza di Roma si uniscono le sinergie per fare qualcosa di buono e di giusto. Allora, raccontiamo intanto, Presidente, che cos'è Officium Onlus e di che cosa si occupa? Grazie. Officium Onlus è un'associazione nata più di 20 anni fa dalla esigenza delle famiglie di unirsi nell'impegno di crescere un bambino malato di fibrosi cistica. Ci occupiamo essenzialmente di assistenza alle famiglie, assistenza ai bambini malati. Lavoriamo presso l'ospedale in progetti appunto di assistenza domiciliare, fisioterapia respiratoria e tutti i progetti che possano migliorare la qualità della vita di un bambino, di un ragazzo malato di fibrosi cistica, che è una malattia genetica molto grave, la più diffusa in Italia e ad oggi non guaribile e curabile grazie ai progressi della farmacologia che hanno permesso che la malattia, che fino a qualche anno fa era una malattia solamente pediatrica, e fosse sia oggi invece una malattia che impegna anche il giovane adulto, con un impegno però terapeutico molto grave, molto oneroso. È una malattia che quindi si riesce a gestire però la mortalità è ancora molto alta, soprattutto nell'età post-adolescenziale, i ragazzi muoiono ancora troppo giovani e noi siamo impegnati per far sì che essendo la ricerca in progressione, quindi la ricerca va avanti con nuove prospettive terapeutiche, noi ci impegniamo per far sì che i ragazzi possano arrivare nel miglior stato possibile a quando finalmente avremo la cura risolutiva per questa malattia. Allora, servono soldi, cioè diciamolo proprio chiaramente fuori da udenti, per la ricerca, ma soprattutto poi serve assistere non solo i ragazzi ma anche le famiglie di conseguenza. Quali sono gli oneri di queste famiglie? Allora, le famiglie sono impegnate da quando i bambini sono piccoli, perché i bambini sono sottoposti a ricoveri ospedalieri molto frequenti e molto lunghi, quindi spesso un genitore è costretto ad abbandonare il lavoro se non ha modo di trovare qualcuno che possa assistere il bambino, e noi per questo spesso lavoriamo per far sì che il ricovero ospedaliero sia invece più breve e garantire il più possibile una terapia a domicilio. E poi spesso i centri di cura per la fibrosi cistica sono molto pochi, perché sono centri che richiedono una formazione specialistica caratteristica molto particolare, quindi le persone che abitano in province lontane da Roma sono costrette a venire a Roma per curare i bambini, quindi anche il trasporto, insomma il fatto che magari devono vivere per lunghi periodi in un albergo a Roma, sono tutte cose sulle quali noi interveniamo in qualche modo per cercare di assistere. Quanti siete in Officium Onlus e soprattutto di quali figure professionali c'è bisogno? Allora, la nostra associazione siamo quasi esclusivamente genitori di ragazzi ormai grandi, malati, ma anche di bambini piccoli. E noi ci occupiamo essenzialmente di organizzare il lavoro. E le persone che coinvolgiamo in questa attività sono fisioterapisti, infermieri, psicologi, perché riteniamo che sia molto importante il supporto psicologico, soprattutto nelle fasi di prima diagnosi, perché spesso una giovane coppia riceve la diagnosi di fibrosi cistica e del bambino senza aver mai sentito nominare questa malattia. È una malattia molto comune ma purtroppo poco conosciuta. È una malattia fra l'altro invisibile, nel senso che per fortuna e purtroppo è una malattia che all'apparenza non mostra nessun segno, quindi i nostri ragazzi sono bellissimi ragazzi, però dentro sono devastati, e questa cosa è difficile da accettare e da gestire, e quindi il supporto psicologico serve anche all'adolescente quando si capisce di non poter fare la stessa vita che fa il suo compagno, il suo amico, e anche se apparentemente l'amico non capisce perché lo vede completamente uguale. Esattamente. Io ringrazio la Presidente perché è stata davvero molto chiara in questa sua enunciazione e quindi ci auguriamo che stasera la rifa sia veramente ricca. Grazie Presidente.